Allora, gente, andiamo avanti. Siamo nei panni di Noctis, stiamo esplorando Zeniautus. Abbiamo praticamente fatto tutto questo percorso qua, ok? Adesso ci troviamo qua, abbiamo visto Prompto fuggire. E io dubito che sia lui, secondo me è un'illusione di Hardin. E abbiamo preso il livello della tessera a livello 2, ok? L'abbiamo preso qua. Che secondo me ci permetterà poi di aprire queste porte che sono chiuse. Ok, Inis e Gladio sono dispersi. E niente, stiamo andando a recuperare il cristallo, raga. Ok, l'obiettivo, il fine ultimo è questo. Allora, adesso io non ho armi, ho solamente questo anello del re che risucchia la vita ai nemici. Però è consigliabile, quello che torna, utilizzare un approccio stealth. Ma come ha fatto a vederlo? Oh merda. Oh merda. Quello l'approccio stealth sono andato. Ok. Ah, perché mi ha sgamato l'altro tizio, c'era un altro tizio dietro di me. Vabbè, non ho capito bene cosa è successo. Comunque adesso vedete i miei PM, i miei punti magia, sono ridotti, quindi prima di affrontare il prossimo scontro devo... fare in modo di recuperarli perlomeno tutti. Ok, qua si può riposare nuovamente. Qua sempre per cambiare prospettiva nei panni di Gladio, che è la modalità facile. C'ha praticamente uno spadone e falcia tutti. Invece io, insomma, mi trovo più interessante a livello di gameplay andare con Noctis. Eccolo. Poor Prompto must be feeling the heat right about now. Salva prompto. Invalid key. Data retrieved. Security clearance level 2. Appunto. Invalid key. Data retrieved. Security clearance level 2. Ok, quello è andato di là. Ecco Terrace, pronto. it won't budge. Devo trovare un altro percorso. Ma il tizio dove è andato? Sto tornando indietro. Sto tornando indietro. Infogniamoci qua. Ok, raga, di qua si passa e andiamo da pronto. Però visto che quello... Ma visto? Porca vacca. Vabbè, no, non mi ha visto. No, sarei curioso di capire cosa c'è qua. Vabbè, niente, andiamo da pronto, io faccio così e li elimino tutti.
Sei vivo, sei morto. Niente, di qua niente, non si può andare, raga. Ma cos'era? Una tipo un... mi sembra... Ah, ecco, di qua. Soccorri, allora... Con questo cosa posso fare? Niente, allora soccorriamolo. Mamma, me l'aspettavo che ero un'illusione. Another trick. Back to square one. Aggiorni la testa e sali ancora, ok. Ok. Quindi mi stai dicendo di ritornare indietro? Oh, you should have seen the look on your face. You'd best hurry. Next time, it might really be your friend. No, 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 ma visto merda. Devo nascondermi qua, averlo saputo che c'era un... che c'era un anfratto lì. Che... adesso... ok, qua sono tutte porte aperte. Prima era di... prima era... ce l'avevo di livello 2, no? Non potevo aprire queste porte. Ok, mi sa che bisogna ritornare indietro. Ok. Ma vabbè, ma come cavolo c'è? Non avevo speranze, nel senso, come potevo superarlo questo? Devo affrontarlo per forza. Ok, il letto, qua praticamente si ritorna indietro. Perfetto, dobbiamo ritornare qua. Quindi dobbiamo andare a procedere a ritroso. Mostri non dovrebbero essercene. Oh, it's just so unfair. Io, raga, per evitare... cioè, io i cadaveri li evito. Evito di andarli addosso, ma poi magari... è una cosa inutile quella che sto facendo. Però non si sa mai, non zizza mai. Qui ce n'era uno di rosso, però. Questo qua è pericoloso, raga, secondo me... Ah, vaffanculo. Un infarto mi fai venire, ma tu sei pazzo. Oh. Che ansia.
Ok. Siamo alla penultima area, credo. No? Your heart's desire, so close now. Soon it will be within your grasp. I suggest you take the central elevator. It will take you to your goal. Aren't you helpful now? Ok, allora vediamo un attimo. Non c'è nulla. Qui c'è un percorso. Nulla. L'ascensore, alimentazione disattivata, ok, quindi devo per forza andare di là per attivarla. Cerca la tessera di attivazione dell'ascensore centrale. Ok, allora un attimo. Attiviamo l'alimentazione. Ok, perfetto. Perfetto. Come ho fatto a vedermi? Ma... Allora devo affrontarli tutti, non si può fare scelto. Aia. Però questo qua è tosto, eh? Questo qua è tosto, porca vacca. Come lo gestisco sto tizio? Ah, vulnerabile, oh, vai! Chiuso. Allora, ma questo lo devo affrontare, cioè... Non ho tante alternative. Il problema è che i miei PM non sono... Oh, no. Se premo quadrato un secondo prima che mi colpisce, riesco a fargli del danno. Allora, riproviamoci. Bam. Ok, quindi questi li devo affrontare così. Devo stare sulla difensiva prima che mi attacca, schivo e contrattacco. Cos'è sto rumore? Ah,
Ah, ritorna. Allora, qua bisogna un attimo esplorare là. Ok, devo andare là. Perfetto. A sto punto vediamo qua. Ok, nemici, 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 nemici. Va bene, andiamo lì, raga. Poi se mi fa ritornare l'ascensore, io voglio vedere di là che c'è. Ah, questo lo eliminiamo, dai, che se ne frega. Ok, dove mi porta sto coso? Proviamo a salire di qua prima. Io sarei curioso di andare di là. Vabbè, proviamo a salire qua, dai. Magari mi fa fare il giro dall'alto. Infatti. Ok. Ho trovato la tessera. Qua c'è tutta un'area, cioè è un'area immensa questa. Lui praticamente mi dice di tornare indietro, tranquillamente. Cosa vuol dire attivazione parziale? Ci sono più piani. Quindi ho attivato solo. Troia. Sali pene superiori. E sarei curioso di sapere come è Rest easy. morto. Your work is done. Hai fatto la tua parte. Sto per inviare dai miei uomini a prenderti.
Devi assolutamente tornare a casa con Gentiana. Gli imperiali temono la tua alleanza con l'abissale. Ti stanno cercando. Allora, noi sapevamo che lui aveva tipo disertato le file degli imperiali. Proviamo a leggere le lettere. Sei disposto ad aiutarti, affidati al governo di accordo. Noi non ci sentiremo più. In fondo, ora sono un imperiale. Se sei decisa a perseguire le alleanze, fallo con coraggio. Quando Noctis avrà davvero ottenuto il suo potere, solo allora sarò disposto a consegnargli la spada. Ok. Anche se hai ricevuto la rivelazione del Tonante, Noctis è ancora troppo debole. Consegnargli la spada di Re Regis sarebbe inutile. Devi rendertene conto, le alleanze non hanno senso. Quindi lui aveva praticamente, cioè lui era dalla parte nostra, aveva semplicemente preso la spada per consegnarla poi a me. A quanto pare questa è la cosa che mi viene. È l'unica ipotesi che mi viene da suggerire. Resta da capire come è morto e perché. Cioè, sicuramente una volta avevamo scoperto che avevano tentato di attaccare, lui aveva disertato e quindi aveva provato a ribellarsi e di conseguenza poi avevano attaccato il castello. Ora puoi brandire la spada di Regis, anche se non puoi proiettarti né sfruttare le tue abilità. Puoi usarla per combattere oltre la magia delle navi, ok? Ma la nave è troppo più forte. Però con la spada. Perché la spada praticamente è un'arma ancestrale, mi succhia la vita, vedete in basso. Con l'anello posso succhiare la vita. Ok, quindi uso la spada e poi recupero l'energia. L'anello sarà un'arma fondamentale. Not so tough without your borrowed toys, are you? Ok, cioè resta solo da capire dove ci troviamo qua. Can't you simply taste the air of foreboding? Did you hear that? There's something out there. Niente, raga, io proverei anche a giocare a cambiare prospettiva e giocare con Gladio, però che prospettiva scegli? Modalità standard, modalità facile. Sì, procedendo nel ruolo di Noctis. Niente, raga, sembra lunghissima sembra lunghissimo questo capitolo. Niente, raga, proviamo a avanzare un attimino e poi niente, poi al prossimo salvataggio interrompiamo perché davvero è gigantesco sto posto. Un po' mi sa che non si passa. Thicker by the second. Need to stop it. Il gas tossico ri riduce la tua energia vitale. Prova a diradarlo attivando il sistema di ventilazione.
sia qua. Il problema è trovare il sistema di ventilazione. Se mi fermo troppo a cercarlo, raga, schiaccio qua. Perdo un sacco di punti vita. Questa è una via chiusa, magari c'è... niente. Ok, c'è una ventola, deve essere questa. Ok, dovrebbe essere... ok. Such a tease. Dovrebbe essere aperta la... quest'area qua, questa porta qua. Comunque è troppo più forte l'anello rispetto alla spada, cioè. L'anello proprio. La spada proprio se sei senza punti vita. Oppure tiri due colpetti e poi recuperi la vita con l'anello. Ehi, colpo di scena. Guarda che mi guarda, mosso la testa il maledetto. Che faccia da culo. Guardalo. Vabbè. Quello esplode. Uccidiamo la distanza. Era un altro. Ok, allora, questo dovrebbe... negozio. Ok, questo dovrebbe permettere di incrementare ancora il livello della tessera. Security clearance raised to level 4.
Access to level 4. Zones authorized. Forse, raga, sapete cos'è? Che io sono a livello molto alto, quindi ho molti punti magia. E forse questo anche che mi rende così invincibile, perché avere l'anello e avere la possibilità di utilizzare pochi punti magia, secondo me, è molto meglio. Esausto, merda. Vediamo la distanza, questo qua esplode. Adesso questa si è aperta. Attenzione. Allora, un attimo, facciamoci un giro qua. Qua da dove sono arrivato? No, non ci sono arrivato di qua. O forse sì, mi sono un attimo perso. Vabbè, raga, è gigantesco sto posto, nel senso, continuiamo nel prossimo video, perché è veramente lunghissima sta missione, raga. Veramente lunghissima. Non che la cosa mi dispiaccia, Esatto. E quindi niente, io vi saluto, vi invito a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale se vi va. E bella.